Discutiamo insieme la trasmissione di approfondimento a cura della redazione di Sesta Rete. Ci troviamo nella galleria di Palazzo Coveri insieme alla pittrice fiorentina Rita Padullà. Intanto diamo il benvenuto a Rita. Benvenuti a voi, grazie di essere qua. Sono molto contenta di incontrarvi in questo bellissimo spazio che è la galleria del Palazzo Coveri a Firenze su Lungano Cucciardini. Rita, eh, la tua cifra, la tua inconfondibile cifra stilistica sono appunto i tutù. In questa mostra però ti confronti con rosso, che è un bel rosso latino. Sì, allora i tutù sono state una fase molto importante di questi ultimi anni di pittura e, e mi si conosce spesso per quelli perché appunto sono stati anni di tutù neri, rossi, gialli, bianchi, esplosivi o meno e la gente li ha apprezzati, sono stati vissuti con, con grande amore dalle persone, eh, questi tutù che evocano tutt'altro che i tutù, no? che in dei momenti possono sembrare altro, possono sembrare fiori, cuori, possono sembrare peonie, tutt'altro che di quello che magari vogliono essere di partenza, no? proprio come gioco fra astrazione e figurazione e quindi nulla, sul tutù ci ho lavorato abbastanza a un certo punto è venuto un po' urgente il bisogno di cambiare cifra stilistica e fin dagli miei studi anche l'aspetto fotografico mi ha sempre interessato molto e così come il colore rosso Ecco questo roco che vediamo perché la mostra si chiama appunto roco. Eh, Rita, come si collocano eh, delle opere in questa forte tinta rossa in un ambiente che è questo della galleria di Palazzo Coveri che comunque lascia molto spazio all'interpretazione dell'artista in fatto di colori perché è appunto un ambiente molto neutro. Certo, qui in questo ambiente qualsiasi cosa metti risalta, figuriamoci il rosso. No? Eh, il giorno che li abbiamo montati non credevo ai miei occhi perché uscivano fuori in maniera prepotente come, come non, non mi potevo aspettare. Ecco. Fortemente presenti nello spazio, lo spazio bianco li accoglie. Accoglie e gli dà una giusta dignità a questi quadri. L'ambiente lo vedete anche voi: è bellissimo. E... E parlaci un attimo della tua filosofia, come concepisci l'arte? Co... <ride> io sono molto basilare, non sono molto concettuale nell'arte. Vivo molto l'arte dal punto di vista dell'istinto. Per me, a volte, arte è anche il disegno di un bambino. Io ho questa caratteristica. Mm, penso sia molto importante che l'arte trasmetta qualcosa a chi la guarda e quindi chi può essere un artista chiunque in questo senso. No? L'importante è che ciò che tu guardi esprime, esprime qualcosa che ti va a toccare dentro di te. E per questo l'arte, secondo me, è un po' è indefinibile, è aperto, è aperto a tutti, tutti possono dare il loro giudizio su un'opera d'arte. Cioè è difficile dire questo è arte, e questo non è arte, no? Sei tu stessa che devi sentire dove sta l'arte, dove, dove un quadro, un'opera d'arte, ti sta toccando. Se ti tocca, secondo me, è già una forma d'arte. Ecco, non... Appunto, proprio per questo, che messaggio vorresti che arrivasse a chi viene ad ammirare le tue opere e magari non ha un'infarinatura di arte? Di arte se ne intende poco, cosa dovrebbe percepire? Un'emozione. Questa è una cosa che mi è già successa spesso e di cui vado fiera nel mio piccolo. Eh, spesso mi è successo di incontrare persone che mi hanno acquistato un quadro dicendo è la prima volta che acquisto un quadro per me questo è un, un risultato enorme perché vuol dire che è arrivato il messaggio che io volevo trasmettere attraverso il quadro no? anche a una persona semplice che magari non si occupa d'arte allora lì l'emozione eh, ha funzionato. Cioè, quando io lavoro eh, dipingo con molto istinto e metto sulla tela tanta energia, no? vado molto distinto, vado molto di pancia. Se chi guarda questo quadro una volta finito sente questa energia che io ho adoperato nel, nel realizzare il quadro, per me questo è il grande risultato, cioè che ci sia una trasmissione d'emozione. Io lavoro a una, una tela bianca e mi emoziono di quello che sta succedendo e che dopo la tela rimandi questa emozione a chi la sta osservando. Questo è il tuo modo di vivere l'arte, eh, però a prescindere da te in generale ti faccio una domanda che è un po' come è che dovrebbe essere l'arte in un periodo in cui ognuno, cioè, il libero arbitrio, no? Si vede di tutto. E eh. eh, lì, ripeto, non è che io posso giudicare, cioè, per però, me qual è che dovrebbe essere il messaggio proprio dell'arte, l'obiettivo? Per me è l'emozione cioè l'emozione che non ha tempo, non ha età, cioè, l'emozione è emozione, puoi emozionarti un, una pietra, un fiore, per quello io cerco l'arte in tutto quello che mi circonda, il messaggio dell'arte è questo, secondo me, l'emozione è la forza, è qualcosa dell'inconscio che nemmeno tu sai spiegare perché... Ti sei avvicinato a questa, questa tela, a questa scultura. È un grande mistero, è anche il mistero. Eh, non è la prima volta che presenti questa mostra, l'avevi già presentata a Palazzo Bastoggi. Ecco, che pubblico c'è stato e quale pubblico ti aspetti stavolta? Il pubblico c'è stato a Palazzo Bastoggi, le opere non erano queste, sono un po' cambiate, sono andate avanti, la, diciamo la ricerca è andata avanti, si è arricchita, c'è stato molto pubblico allora come c'è stato qua all'inaugurazione, tantissimo pubblico e eh, questo sono molto contenta. Diciamo che il colore rosso continua a essere un colore che avvolge ed è vincente in qualche maniera. Eh, la, la, le Quindi c'è un, un tipo di pubblico a cui si rivolge oppure... No, non c'è un tipo di pubblico, anche lì è un fatto istintivo, cioè la gente si è avvicinata, è venuta un po' anche per l'immagine creata con la gallerista Beatrice che era molto enigmatica. E misteriosa no c'era questo nell'immagine di questa mostra l'immagine pubblicitaria della mostra si vede un, uh, un cerchio rosso con i pennelli no? un vassoio rosso dei pennelli e quindi ha lasciato molto incuriosito le persone secondo me che sono venute tante per vedere come è stato usato questo rosso no? e... La scelta del nome rojo in spagnolo. E eh beh, è stato un incontro sempre fra me, la gallerista Beatrice, che eh, anche la curatrice Giovanna Maria Carli, ovviamente, che ha curato la mostra e eh, eh. Perché? Perché semplicemente il rosso sembrava banale, a questo punto avevamo una gallerista spagnola, sudamericana, colombiana e il rocco è più forte, il rocco è più viscerale, più vicino alla sensazione del colore stesso, no? Mi piaceva molto rende proprio l'idea del messaggio che vuoi lanciare, proprio passione assolutamente, più passionale, eh, più di forza e più di impatto Rocco è una parola bellissima da pronunciare anche no? e per questo è stato scelto, no? rispetto alla parola rosso devo dire che è azzeccata e poi anche perché a me dava l'idea, questa magari è una mia sensazione, non so se... Sì, la gallerista è, è d'accordo, però siccome a me piace guardare questa mostra come dei frame di un unico film, ecco, Rocco mi sapeva più di questa forza quasi filmica, no? aveva già un'immagine nel nome la mostra. Così. Insomma, ognuno il suo abbiamo trovato il, il titolo perfetto. Subito. Ma è venuto subito e questo è stato bello, perché anche lì se subito vi nasce il titolo ben venga, vuol dire che siamo su una direzione precisa e la via si è aperta no? a un certo punto. Certo, queste opere sono connotate tutto, tutte dal colore rosso, però sono diverse in dimensioni, e insomma in ciò che ritraggono, tutto quanto. Ce le presenti? Sì, sì, sono tutte. Allora, il rosso, comunque, è il colore che le unisce, però eh, si vedono diverse forme di, di donna, soprattutto, e anche no, eh, però diciamo che c'è un filone unico che è quello dell'inconscio. Eh, mi piace pensare che eh, eh, chiudendo gli occhi io immagino questa donna che si addormenta e dal suo sogno... Notturno fuoriascono delle immagini del suo inconscio. Allora appare il mare, la ragazza davanti al mare, dopodiché volano degli uccelli, magari e improvvisamente si risveglia e si alza in piedi e dei capelli, i suoi capelli volano al vento e da lì si passa a un campo di papaveri improvvisamente o una piccola casetta rossa dove non so. Cappuccetto rosso, improvvisamente entra la fiaba in lei, no? È tutto un gioco di inconscio, cioè que questa mostra va vista come se si stesse sognando, diciamo, un sogno un po' a occhi aperti, perché il sogno è anche una tematica che io amo molto, cioè la parte onirica di noi stessi, no? Quella parte misteriosa, più psicologica che ci portiamo dentro e che nessuno la può, la può vedere perché è solo la tua, no? Certo, è un qualcosa di prettamente personale. Ci sono comunque eh, appunto eh, raffigurazioni che spaziano dall'astratto al, al figurativo e tutto ha questo diciamo, filo conduttore dell'onirico. Dell'onirico, sì sì sì. E poi è della forza femminile. Io amo molto il quadro della ragazza, noi lo chiamiamo l'urlo, una ragazza con la lingua... Che fa la linguaccia. Ecco, questo quadro qua mi piace molto in questa mostra, specialmente perché è la parte istintiva che noi tutti dobbiamo tenere sempre molto presente. Quindi questa è l'opera di cui vai più fiera. In questa mostra, diciamo, è stata una di quelle che è uscita è nuova, è stata realizzata per questa galleria. E diciamo sì, è quella parte incontrollata, capito? Che anche nel sogno, cioè nel sogno si può fare di tutto, non c'è controllo, no? E questa ragazza è proprio ciò che mi piaceva esprimere, la parte più animale, più istintiva che abbiamo tutti dentro, che spesso soffochiamo ma che c'è lì, è pronta a esplodere. No? Il colore rosso la rappresenta perfettamente, no? la parte ribelle, è ciò che sfugge, è ciò che... Quindi questa è una delle opere eh, tra le più simboliche, se non la più simbolica. Però come è avvenuto eh, l'allestimento e la selezione delle opere? Perché tu sappiamo che sei un artista che non si ferma mai, quindi continua a produrre ecco eh, la scelta? No, questo è vero, mi fermo mai, ho tante mosse di vario tipo che parto in giro, nonostante abbia tre figlie e ah. faccio anche parecchio la madre, sì, cerco di combinare un po' tutto. E la, la scelta delle opere è la scelta della gallerista, la Beatrice. Io mi sono fidata ciecamente del suo gusto, penso che. Mm, chi realizza, eh, beh, è bene che realizzi, è bello che l'artista realizzi, ma poi nella scelta c'è sempre bisogno di una persona che le veda da fuori, le apre per metterle insieme. Io per esempio non so allestire le mostre, no? se non ci fosse qualcuno che dal di fuori Beatrice in due ore aveva già allestito la mostra, perché aveva già in mente perfettamente ciò che, ciò che voleva da questa mostra, da questi quadri. E eh beh certo, a ognuno il suo, il compito dell'artista è creare, poi ci sono tante altre figure dietro che meritano appunto di essere ringraziate uno a uno che si prodigano. Perché la curatrice che da un po' che segue questa ha scritto varie volte su questa mostra, diciamo, ed è Giovanna Maria Carli, la ringrazio. Eh, Risa, tu hai parlato di tre figlie, sappiamo anche che vivi in campagna, eh, quanto influenza tutto questo, la tua arte, l'ambiente in cui vivi, il tuo essere madre, il tuo essere donna? L'ambiente allora, che ho scelto fin da quando ero bambina. Già quando ero a casa con i miei genitori io mettevo da parte le, le tazzine, e le caffettiere perché pensavo che prima o poi avrei abitato in campagna. Perché per me la campagna, nonostante ami la città, non è che io sono spesso in città e piace viaggiare tantissimo, però per vivere, vivere la campagna mi è mia perfetta perché ho tanto bisogno di silenzio e di concentrazione. Lì mi trovo me stessa molto e c'è quel silenzio che per me è perfetto e poi non c'è distrazione capito in campagna sì al massimo appunto esci guardi il cielo guardi gli alberi vedi un po che tempo fa poi torni nell'atelier e c'è il silenzio e questo per me è fondamentale tutto questo emerge nelle sue opere eh, nella concentrazione che c'è dentro sì perché lì veramente non c'è svago cioè, mi sento molto rilassata nella campagna. È un po' il, il rifugio mio è stare nella natura. Quando c'è la natura intorno, io sto bene, mi sento sempre a casa. E quindi, per me è stato importante avere questa casa con una atelier dentro, in modo eh. che la mattina, quando mi alzo, io dipingo. Da 22 anni dipingo tutte le mattine. Ecco, importante quindi l'ambiente anche in cui vivi. Sì. Ma dovendo ripercorrere gli esordi della tua carriera, com'è che ti sei avvicinata all'arte? Fin da bambina disegnavo sempre e quindi era già segnata un po' la via. Eh, ho studiato al, all'Istituto d'Arte di Porta Romana e secondo me è anche grazie a mio padre che mi sono avvicinata all'arte perché. Comunque anche se lui non faceva l'arte, cioè nel senso che non, non lavorava con l'arte, però era un uomo, lo è ancora, grazie al cielo, era un uomo che comunque dipingeva, cantava facendosi la barba, cioè aveva un che di armonioso nel suo vivere che secondo me me l'ha trasmesso in qualche modo. E così le mie ore migliori quando ero bambina erano quelle del disegno, mi ricordo ancora. E così ho fatto la scuola d'arte e ho studiato nella bellissima scuola di Porta Romana, che amo e sono stati anni meravigliosi, dove ho studiato appunto l'arte applicata all'incisione, le arti grafiche, le serigrafie, l'illustrazione. Poi, dopo, ho fatto anche l'Accademia di Belle Arti, ho studiato scenografia, che però non è stata una via che ho seguito. però, ho, ho finito con una, una tesi sulla grafica dei bambini, del disegno infantile. Questa cosa è importante perché secondo me me la sono portata proprio dietro, avendola studiata eh, l'elementarità e la semplicità, fanno proprio parte della mia pittura. cioè, nei miei mie quadri non c'è complessità, c'è sempre la ricerca della semplicità. È una cosa che ho imparato dai bambini, ci tengo molto perché credo che veramente nei bambini ci sia una certa forza, loro non avendo schemi no? quando disegnano ti, ti trasmettono veramente quello che sono no? e questo mi piacerebbe tantissimo anche nella mia pittura, che non ci fossero sovrastrutture ma che fosse veramente semplice e vera. Quindi un messaggio molto molto importante, quello che cerchi di trasmettere e che trasmetti attraverso la tua arte, essere semplici via le barriere, via gli schemi. Sì, io lo faccio con la pittura, a me piace molto anche la poesia, mi piace la danza. Cioè, sì, ti... Un artista a 360 gradi ti si può definire. <ride> sì, ora io non è che pratico la danza, però mi piace molto andarla a vedere. A volte penso che anche dipingendo, ecco, magari la pratico semplicemente col movimento della mano, perché comunque anche fare un quadro è, è ritmo, è scansione degli spazi, circolarità, movimento. Io trovo ci sia molta attinenza fra la danza e la pittura. Quindi eh, sorge una domanda spontanea e doverosa: ma artisti si nasce o si diventa? <ride> ma io non mi definisco artista fino in fondo, cioè nel senso si, si è quello che si è. <ride> ok, non la... mi piace dire artista perché. Non lo so, come ti dicevo prima, è, è chi guarda che vede, che vede se sei un artista. Non lo posso dire io di me stessa. Chi lo poi sente, mi... chi lo sente che lo può dire. E poi mi sembra di capire che non sei proprio un amante degli stereosifi. No, infatti, assolutamente. No, non lo so. Senti, ci hai parlato del tuo percorso, anche di studi per diventare un artista. Sì, sì, sì. No, questo... Appunto, come ti dicevo abbiamo interrotto, ma era molto interessante. Praticamente cosa è successo? Ho studiato l'arte e va bene. Poi io pensavo che con la pittura proprio non potesse essere una via di, di entrare nel mondo del lavoro. Non, non mi sembrava un, una via possibile, è molto difficile no? la pittura per questo. E quindi quando ero ragazza, no? dicevo: Ma no, no. Poi a un certo punto io ho iniziato con la grafica, no? messa... è successo proprio spontaneamente che proprio. In un momento di crisi personale, ho preso in mano il pennello e mi sono messa a, a, a raccontarmi. No? Mi raccontavo attraverso il, il pennello raccontavo le emozioni che magari avevo 25 anni, 24 erano molto contrastate, momenti eh, in cui magari finisce un amore, ti senti sola, cose molto personali. E mi sono messa a dipingere, no? dipingendo. Eh, mi sono accorta che eh, la gente che veniva a casa apprezzava le mie tele, io sono rimasta proprio. Ma come? E allora ho, ho capito che invece ci stava, si stava aprendo questa via ed era una via possibile ed era molto bella perché la pittura, come tante arti, tu sei libera in, per tanti aspetti, sei libera di essere ciò che vuoi tutti i giorni. Non c'hai l'orario, non c'hai l'ufficio, cioè sei tu davanti a una tela e decidi ora il momento di dipingere, lo fai, capito, lo puoi fare lentamente, lo puoi fare velocemente, però sei tu, e basta. Allora ho detto proviamo, proviamo, ho lasciato la grafica da parte, ho cominciato a fare delle mostre, e lì fu incredibile perché venivano le persone, mi apprezzavano, è stata per me una scoperta incredibile, cioè per cui a volte dico è molto bello pensare come la, la pittura ha scoperto me, perché io non ho studiato prettamente pittura, Capito, io ho studiato artigrafica e scenografia. La pittura è nata dopo per esigenza personale e il pubblico intorno che mi ha reso pittrice. Quindi è la pittura che ha richiamato risa oppure il contrario? Appunto, vedi? È stato ecco, è forse proprio. il contrario. Ecco. Ecco, è magari un, un circolo vizioso, un cane che si morde la coda, non si sa da no, dove si inizia. Però sono le cose migliori perché se te scegli di diventare una cosa, non lo diventi, cioè... Tu devi, eh, lo sai se, se, se avviene, no? tante volte puoi dire ah, io vorrei essere quello, ma no, non è così, capito. Le cose più belle si dice che avvengano per caso. Avvengono per caso, avvengono perché c'è necessità che avvengano. Eh, è una sorpresa continua, è tutta la vita una sorpresa continua. Io sono molto grata di tutto della vita, da quando mi alzo, quando vado a letto e anche la notte, perché io sostengo che la notte, quando noi dormiamo, è un, momen è un momento fortissimo, perché tu anche nella notte vivi, vivi emozioni, vivi... Eh, poi io sono una sognatrice pazzesca quindi ho tutte queste immagini oniriche che poi rappresento in questi quadri cioè me le ricordo la mattina quando mi sveglio cioè la parte della notte è una parte della nostra vita a parer mio bellissima non è un tempo sprecato è un tempo di vita vissuta in un altro modo anche perché lì eh, l'inconscio è proprio quando si sbizzarrisce no? è lì capito è lì pronto a sorprenderti poi ti svegli e fai ma l'ho vissuto davvero era un sogno e scopri un sacco di cose. L'aspetto psicologico a me piace tantissimo nel, nell'arte, nel, in tutto nel nei film, cioè la, nella vita. L'aspetto della psiche, la parte più inconscia, così per me è importante. E poi lo rifletti nei quadri. I tuoi familiari come hanno vissuto questa tua improvvisa scelta di darti alla pittura? Eh. No, no, i miei familiari bene, erano contenti, soprattutto devo dire che poi nel, nella costruzione della mia vita, anche l'incontro con mio marito, beh, è fortissimo perché anche lui è un graphic designer, comunque crea tutti i giorni, e diciamo che noi in casa creiamo <ride> tutti e due continuamente idee, mostre, pensieri, condividiamo molto l'arte molto soprattutto i viaggi che poi sono fondamentali per poter vivere, eh, arricchirsi di tante cose belle e importanti. Io cerco appena posso di viaggiare, eh, i soldi spesi nei viaggi sono i soldi spesi meglio e non è un, una cosa banale, è la cosa vera, cioè andare a scoprire come vivono altri eh, uomini che... Ti apre la mente, capito? Tante volte noi ci dimentichiamo come vivono in Africa, come vivono in India, e anche nei paesi sottosviluppati, e poi sono i paesi dove io amo più viaggiare perché c'è la verità. lì. Ecco, Un consiglio che tu dovessi dare ai più giovani che volessero intraprendere questa professione? <ride> come hai detto te molto di questi tempi, c'è cioè un po'. Non è facile, non è facile di viverci, capito? È quello e qui. Io dico sempre essere se stessi e provare e non fermarsi mai e, e se c'è qualcosa da voler dire farlo, cioè buttarsi, iniziare anche dai piccoli luoghi, no? io iniziavo in, dai piccoli bar, li mettevo lì, i quadri, iniziavo nei, nei, non, non mi spaventava un ambiente anche se non era una galleria, iniziavo così, capito? Cercare di arrivare alle persone con quello che si vuol dire, in qualsiasi modo. E di non spaventarsi, andare avanti con tenacia, perché comunque le vie poi se ci sono si aprono da sé, capito, arrivano. Sono arrivati tanti successi, appunto l'esposizione a Palazzo Bastoggi, eh, questa esposizione che vediamo qua adesso a Palazzo Coveri, poi insomma hai collezionato tanti tanti successi nella tua carriera, cosa provi di aver raggiunto questi traguardi? Io sono felice perché come vi dicevo prima posso vivere la vita che voglio che fondamentalmente quello che voglio io è dipingere, stare con le, con le mie bambine e mio marito, e viaggiare e avere tanti rapporti umani con le persone, perché a me piace proprio il genere umano. A proposito di rapporti umani, ti ringrazio eh, per esserti aperta con noi perché so che gli artisti si esprimono meglio attraverso le loro opere e ogni volta che magari le devono descrivere è sempre una grande emozione. Ora, non è il tuo caso che sei stata, insomma, eh, ti sei raccontata ecco, senza. Ci sono tante cose da dire, quindi è bello dirle. Eh certo, è bello raccontarle. E per finire, visto che siamo in chiusura, eh, vorrei chiederti delle nozioni un po' più tecniche, come sono state realizzate le, sue, le tue opere, olio su tela, raccontaci un po'. Eh no, in questo infatti è fondamentale perché questa mostra esula da tutte le mie mostre, no? è proprio una parentesi. Io in questo caso eh, in alcuni di questi quadri ho usato una tecnica che non uso mai, cioè ho, ho unito la fotografia alla pittura a tempera acrilica. Quindi è una fusione nuova. E lì per lì quando dovevo affrontarli, io l'ho affrontato con grande serenità e divertimento, quest'unione fra foto e pittura. Ovviamente ho pensato al pubblico che tanti, tante persone magari non potevano apprezzare, mi chiedevo chissà se apprezzeranno, eh, perché appunto è un po' una novità per me. Eh, però io ne sono molto contenta di, di questa tecnica nuova. Tutto perché è un passo in, in avanti, no? bisogna sempre fare dei passi in avanti nella pittura, in, nella propria arte, nel proprio lavoro e quindi per me rappresenta un nuovo traguardo e quindi mi ci sono buttata e ne sono contenta. Terminiamo qua la nostra puntata di Discutiamone insieme proprio dietro a questo quadro nero che esula da tutti gli altri quadri connotati da questo colore rosso. Sì, esula in quanto rispetto agli altri quadri tecnicamente qui c'è la tecnica a olio, tecnica a olio che non ho abbandonato e che è la regina delle tecniche per una pittrice, ovviamente. E non abbandonerò, nel senso che l'olio è sempre il più importante per una pittrice per la realizzazione di un quadro, indubbiamente. L'indiscussa tecnica e poi questo quadro sembra anche racchiudere una continuità tra passato e futuro. Sì, perché è un tutù, i famosi tutù di cui parlavamo prima, che mi hanno, hanno formato una parte importante della, della mia carriera di pittrice e che non credo di abbandonare. Grazie, grazie Rita Pedulla di essere stata qua con noi, grazie alla galleria di Palazzo Coveri per averci ospitati, per oggi è tutto, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.